Oggi ad Infactor una super ospite, una LinkedIn top voice che mangia il gelato a pistacchio, con cioccolato e panna ovviamente, mangia giapponese e impazzisce per il pepe. Eh sì, perché siamo persone normali, con le nostre passioni, con le nostre cose, normale, tutto a No, no, posto. Emanuela, cioè non tutti i LinkedIn top voice sono così, ad esempio tu non sei tanto normale, in questo caso assolutamente sì, perché abbiamo ad Infactor una LinkedIn top voice lavoro 2022, Antonella Brogi. Ciao Antonella e benvenuta ad Infactor. Ciao dalla Brogi, come state? Ben trovata. Benissimo, Bene, benissimo. grazie. Antonella, le chiediamo una sua presentazione, perché top voice si dà le lei, vero Antonella? Del voi. Del voi, del voi. Del voi o Quindi niente. Vi chiediamo la vostra... Cioè, o ci diamo del voi o non si può. Bene, diamoci ovviamente del tu, non scherziamo sui quei sentimenti. Mi chiamo Antonella Brogi, mi occupo di facilitazione esperienziale e sono un executive coach PCC-ICF, una serie di denominazioni che stanno a indicare che mi occupo di cambiamento attraverso le competenze trasversali, le soft skills, ossia le competenze di organizzazione e di relazione nelle aziende. Ho una particolare predilezione per la comunicazione che credo che sia veramente permeante, cioè è quello che racchiude e raccoglie tutto. Amo i conflitti non perché sono sadica, ma perché mi piace risolvere, far parlare le persone e quindi amante del feedback e dell'assertività. Fantastico, soprattutto mi è piaciuto che ti piaccia il gelato al pistacchio. Il cioccolato, quei pistacchi dentro però. Cioccolato fondente, bellissimo. Vabbè, dai, no, faccio la persona seria, dai. Allora, faccio la persona seria, prendo una frase che hai scritto nel tuo profilo che mi è piaciuta tantissimo. Tu scrivi, vediamo se te la dico bene, non ti aiuto ma faccio un gran tipo per te e tante domande. E ovviamente mi è piaciuta perché ci ho ritrovato l'essenza del coaching e ci ho ritrovato anche questo sottolineare quanto sia importante dare fiducia, ma non sostituirsi, che è una delle cose più difficili secondo me. Quindi fare domande in modo che sia la persona che cresce, non immettere solamente. È davvero difficile, ti parlo anche solo da mamma, non sostituirsi, ma attendere che tua figlia, tuo figlio, il tuo studente Maurizio impari. Impossibile. Può essere una frustrazione. Dici tu. Io non ti aiuto nasce un po' perché mentre stavo creando appunto la mia bio, le mie informazioni di base, ero alla ricerca con la mia value proposition, a un certo punto leggevo i miei competitor che erano un proliferare del io ti aiuto nelle aziende, io ti aiuto a risolvere, io non ti aiuto. Diciamolo subito, mettiamolo in chiaro, ti aiuti da solo. Quello che io posso fare come coach e come carrozza, tu puoi salire, io non sono il cocchiere. Tu sali, dici da A a B dove vuoi arrivare e io, attenzione, sono impegnata con l'impegno che metti per raggiungere quella destinazione. Quindi l'obiettivo potrebbe anche cambiare, potremmo scoprire che non era l'obiettivo che realmente volevi durante il tragitto. Quindi non mi sostituisco a te, è una competenza che mi riconosco, ero un po' già agevolata, devo dire, ma ho una sospensione del giudizio e del sistema mondo di Antonella, questo di fatto è, e quindi poi mi trovo nella condizione di riuscire a ascoltare e accogliere quello che l'altro dà, ovviamente. Bello, 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 bello. Questa è una puntata di citazioni, no? E citiamo sempre la Brogi, chiaramente, perché nella presentazione di Speaker Social Club, insieme a Enzo Passaro, che salutiamo, dici che l'errore è parte dell'apprendimento e del divertimento. Adesso sono un sociologo e ti chiedo, ma nella società dell'immagine, dove sostanzialmente non ci è consentito sbagliare, pensiamo anche banalmente, non so, mi vengono in mente i filtri dei social. Oppure pensiamo all'abbigliamento, pensiamo al fisico, si cerca sempre di raggiungere appunto la perfezione. Ma quindi culturalmente ci è consentito commettere errori e quindi essere un tantino imperfetti? Ci stiamo lavorando, credo anche per la storia dei filtri, no? Che ti rimandano all'idea ti mostro effettivamente come sono, per cui iniziamo a togliere i filtri con non poca fatica. Dobbiamo appunto raggiungere questa perfezione sapendo che non sarà possibile, salvo che tu non sia Dio o comunque qualche entità, no? Superiore a cui uno può credere. Per cui la cultura dell'errore ci stiamo lavorando, poi c'è chi la
millanta, la paventa, perché fa, no? fa bene all'immagine, e poi c'è chi invece ci lavora, e noi, Speaker Social Club con Enzo, è uno dei nostri tre punti di riferimento, il fatto che non siamo uno solo, non c'è il guru di riferimento del parlare in pubblico, il fatto che restituiamo feedback e che giochiamo molto con l'errore. Per cui, insomma, di recente ho pubblicato un video dove non ho problemi a mostrare quanto mi diverto anche mentre sbaglio. Attenzione, perché si può sbagliare chiaramente con un cliente, e questo non è che mi fa ridere a crepapelle, mi fa chiedere scusa, mi fa chiedere cosa posso fare per rimediare, mi rode perché sono un essere umano, dopodiché vado avanti e faccio in modo che quella cosa è segnata questa nuova. Quindi, insomma, l'errore è determinante per, non solo, no? Il famoso sbagliando si impara, di fatto anche facendo si deve sbagliare e quindi si può apprendere, questo è. Bellissimo, anche questo è bellissimo, mi viene in mente la sicurezza psicologica che dobbiamo avere in azienda, quindi fare del nostro meglio, cercare di non sbagliare, però poi quando si parla di innovazione, come faccio a fare tutto giusto se sto facendo tutto nuovo? E comunque quando impariamo, mi piace veramente tantissimo. Adesso, guarda, ho preparato per te una domanda da $1,000,000 e c'è pure il tempo, hai 2 minuti. Così facciamo scappare tutti gli ospiti, così facciamo scappare tutti gli ospiti. Da adesso! 2 minuti, no, da quando finisco la domanda. Grazie, grazie. Forte la Broge, risponde al senso delle domande. Allora, raccontaci in 2 minuti quello che vuoi sulle soft skill. Ti do il tempo perché altrimenti non finisci più di parlare. Sarò... Le soft skills se ne parla, competenze trasversali, come ho detto, organizzative e di relazione. Il guaio, il fattaccio è che se ne parla, si fa formazione, ma penso che non si riesca sempre ad arrivare a che cosa significa lavorare sulla propria consapevolezza, sul mettersi in discussione, sul pensare che non si è perfetti e che ogni anno puoi lavorare su una tua competenza. Puoi lavorare su una cosa piccola, per esempio smettere di dire mentre parli, per esempio riuscire a guardare in camera invece che guardare voi due, perché un po' la differenza la fa rispetto a questo. Per cui darsi dei micro obiettivi e iniziare a lavorare per cambiare. Questo ti racconta che le persone possono cambiare, ma parte da una consapevolezza, è quella che nel coaching si chiama anche presenza di sé e dell'altro e di quello che ci circonda, sapendo che siamo immersi in un sistema e che un nostro cambiamento può avere un impatto importante su quello che è chiaramente l'ambiente circostante e poi le relazioni e dunque l'organizzazione. Quindi lavorare sulle soft skills è determinante, ma è fine a se stesso se non lo si fa con un piano di azione alla fine di ogni momento di incontro di formazione stessa. Quante cose, incredibile. Per quanto il tempo è stata perfetta. Sì, proprio 2 minuti precisissimi, cioè incredibile, è un robot. Inutile che snoccioliamo, no? La leadership, il time management, al fatto che non esiste il time management, esiste sempre la pianificazione e l'organizzazione del tempo, ma così un corso non vendi. Quindi puoi dire tutte le competenze che vuoi, ma se non hai la consapevolezza e non ti fai un piano di azione. Vero, vero. C'è bisogno anche di coerenza, no? A volte, perché si parla e poi non rispecchia ciò che molte volte appunto viene detto. Dai priorità ad altro, perché hai da lavorare, da fare. Però la formazione, e qui si può dire, fa parte del lavoro. Vero. Non del mio, che lo erogo, del progetto. Il lavoro di tutti. Sì, sì, anche questo poi è un tema molto molto culturale, che pian piano ci stiamo arrivando, però non tutti, nelle aziende, però anche le stesse persone non hanno ancora tutti appunto interiorizzato. E parlando proprio di persone, tu in un tuo post distingui tra il dialogare e il monologare, e ti riferisci in particolare ai messaggi in privato che un po' tutti noi riceviamo su LinkedIn, cioè che ci sono effettivamente tante, poche, non lo so, ma ci sono X persone che con un approccio, a mio avviso, commerciale, aggressivo, forse anche un po', tra virgolette, antiquato ormai, perché magari si faceva una volta con le famose chiamate a freddo, veniamo appunto contattati così dal nulla, senza un minimo di premessa, senza un'interazione minima. Dico, ma se sei un pochettino furbo, no? Scrivimi 2 o 3 giorni prima, come stai? E poi magari mi proponi qualcosa. Niente, niente, così, boom, ci arriva appunto la vendita del corso,
di un servizio, di un qualsiasi cosa. Quindi ti chiedo, ma cioè, non si comprende l'inutilità di queste pratiche o forse addirittura queste pratiche non sono così inutili perché qualcuno ci casca ancora? Sul tema ci casca, anche questo potremmo aprire. Di fatto funziona, cioè se no non lo farebbero. Perché si possono possiamo dividere in categorie tra chi è alla prima esperienza di vendita e la testa, solo che se poi inizia a andare bene sui numeri e continua e quindi reitera, e quelli che invece lo fanno e funziona, evidentemente funziona. Per cui sai qual è la cosa che mi fa pensare? È che soprattutto su LinkedIn non si sono fermati a guardare comunque l'interlocutore, cioè quello che coglie è ciao. Sono qui, ho visto che ti occupi di coaching, ok? E poi partono a nastro, senza aver guardato tutto il contesto. E quindi chiaramente poi io restituisco feedback. Bene, ma non sempre gli piacciono. Infatti poi spariscono. Però va bene, insomma, no? Chi si ferma e parla e spiega, magari riesce anche a acchiappare. Però io no. Beh, già devo dire che chi ti scrive ciao, visto che ti occupi di coaching, qualche cosa ha letto, perché generalmente sono proprio ciao, mi interessa molto il tuo profilo. Sì, è vero, è anche così generico. Io penso che facciano una ricerca, no, tra virgolette, per cui mettono, escludono quello e coaching esce e quindi va in direttissima spam. Però insomma sì, non hanno guardato molto. No, esatto, anche perché il punto debole di Antonella, basta scrivere semplicemente in privato, tu sei la LinkedIn Top Voice che mangia gelato a pistacchio con cioccolato e panna. Grazie mille. Sì. Grazie mille grazie, Antonella. Grazie Antonella, grazie di essere stata con noi. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao.